Il 21 di settembre è stata data la notizia da alcuni quotidiani italiani di un naufragio lungo le coste libiche, il primo dopo gli accordi tra governo italiano e quello di Tripoli per limitare le partenze di migranti dalle coste del Nord Africa e il primo dopo il famoso codice di condotta delle ONG. UNHCR ha detto che quella nave, che ha avuto un centinaio di dispersi, morti, ha vagato una settimana prima di essere trovata dalla Guardia Costiera libica. Uno dei tanti esempi di morti in mare che ci arrivano, anzi no, che non ci arrivano più. Oltre alle persone di cui non sappiamo niente perché disperse nel Mar Mediterraneo, alcune intercettate forse dalla Guardia Costiera libica, che è comunque potenziata e aiutata dal governo italiano in quest'ultimo periodo, sappiamo invece della condizione delle persone nei campi libici in cui vengono tenute prigioniere. Ioanne Liu, presidente di Medici Senza Frontiere International, al suo ritorno da uno di questi campi, ha detto che chiunque aiuti le persone a ritornare in Libia o chiunque mantenga le persone in quei campi è complice. Gli stati europei sono complici? Questo è quello che abbiamo chiesto a Luca Masera, avvocato e membro del consiglio dell'ASGI, Associazione per Studi Giuridici sull'Immigrazione. Rimarrà nei libri di storia questo atteggiamento dell'Europa, perché siccome se noi durante la Seconda Guerra Mondiale avessimo saputo perfettamente che cosa succedeva nei lager nazisti, avessimo addirittura fatto dei processi a dei torturatori nazisti e allo stesso momento avessimo tranquillamente mandato nei lager delle persone, pur sapendo perfettamente di che cosa si tratti. Ecco, questa da un punto di vista dell'etica credo che sia una responsabilità veramente drammatica, perché pur di non averli sotto gli occhi non ci interessa, succeda quel che succeda, e eticamente è ancora più inaccettabile anche l'atteggiamento per cui si dice sì, sappiamo che sono dei centri terribili, cercheremo di fare qualcosa. Adesso no, il ministro dell'Interno sta cercando di fare dei bandi per le ONG, quindi progetti vaghi, lontani nel tempo, come dire sì, no, è un problema, però è lontano da noi. Quando oggi, domani, tutti questi giorni delle persone vengono stuprate, uccise in questi centri e coloro che fanno i guardiani di questi centri spesso sono persone che noi, sia pure indirettamente, abbiamo finanziato. Come giuristi, come ASGI, stiamo anche concretamente ponendo il problema se oltre che eticamente è anche giuridicamente inaccettabile, perché si tratta a tutti gli effetti di una complicità degli Stati europei, dell'Italia in particolare, con queste violazioni terribili dei diritti dell'uomo, e stiamo ragionando se vi sono degli strumenti o a livello di diritto internazionale, di livello di diritto interno, per cercare di dare anche un connotato giuridico a queste che a nostro avviso sono delle violazioni di diritti fondamentali davvero inaccettabili. I contenuti di cui abbiamo parlato li ritrovate nel primo commento qui sotto se state guardando su Facebook oppure linkati direttamente alla schermata se l'avete visto su YouTube. Alla prossima video notizia di Radio Bequita Evangelica. Ciao!